Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per rispondere a tutte le vostre domande riguardanti il nuovo aggiornamento 1.12. Vi dirò quando uscirà, cosa comprenderà, perché siete in tantissimi qua su YouTube a farmi queste domande. Per chi invece fosse già iscritto alla mia pagina Facebook sa già tutte queste cose, perché ieri ho fatto un post riguardante appunto questa cosa qui. Quindi per chi non fosse già iscritto vada subito a iscriversi alla mia pagina ufficiale di Facebook, che trova sempre in descrizione. Invece per chi non ha la possibilità di iscriversi appunto alla mia pagina perché non ha un account Facebook o perché non vuole magari seguirmi anche là eccetera, stia molto attento a questo video perché vi dirò tutto quanto. Allora, la primissima cosa che vi dico, la quella più importante, è che adesso si possono fare le rapine, o meglio, nel nuovo aggiornamento hanno implementato le rapine, quindi potremo andare con i nostri amici oppure con i membri della crew più fedeli nelle banche a rapinarle eccetera. Non hanno specificato quanto si potrà, diciamo, rubare. Comunque è una cosa ottima questa qui, perché darà un tocco di vivacità in più al gioco. Altra cosa importantissima è che adesso potremmo andare a comprare un altro appartamento. Non hanno specificato se una villa o un appartamento classico. Comunque è una cosa veramente molto interessante, perché come ben sapete ogni appartamento ha annesso un garage, quindi spero che i nuovi appartamenti e tutto quanto comprendano un garage da 10 posti macchina. Chiaramente ci saranno magari gli appartamenti che costano di meno, che avranno magari 5 posti auto eccetera. Spero appunto che ci sia un appartamento bello grosso dove ci siano appunto 10 posti auto, così si possono avere in totale 20 auto. Sarà veramente una cosa assurda, sia come dispendio di soldi, perché comprare 20 auto e poi modificarle tutte 20 è una cosa devastante. Comunque, detto questo qui, anche delle multiproprietà, ci sarà una nuova moto che la chiamano la Dinka, adesso ve lo dico subito, Dinka Trust. Poi ci saranno tre nuove auto, che adesso magari qua sullo sfondo vi metterò una foto. E quella macchina rossa, se non sbaglio, sarebbe la Pegassi Zentorno, che in pratica dai lineamenti sembra moltissimo una Lamborghini e costerà veramente tantissimo. Varie indiscrezioni che ho trovato su internet dicono che le case costino, o gli appartamenti, quello che è, poi non so se è vero, sono solo voci, costano in pratica dai 900 al milione di dollari, quindi costa veramente tantissima queste nuove proprietà. Chiaramente in base alle proprietà il prezzo cambierà, comunque non sono sicuro che questi prezzi siano quelli ufficiali. Comunque le macchine, spero anche queste, che non costino tantissimo. Spero che quella che costi di più sia come adesso la Turismo R, mi pare che costi sui 500.000 dollari. Spero che costino, diciamo, su questa cifra qua, sennò veramente diventa assurdo da poter comprare tutto, da potersi permettere tutto quanto. Poi, detto anche questo, adesso ragazzi vi dico che ci saranno gli stunt. Per chi non sapesse cosa è questa parola o cosa significhi, in pratica su GTA quando si fa un salto con la moto si potevano sempre fare acrobazie folli, fuori da ogni logica, fuori da ogni schema. E invece con gli ultimi aggiornamenti, se non sbaglio, hanno eliminato queste cose qui. Adesso con la moto non si riesce neanche quasi a fare un 360, non si riesce a fare nulla. E invece con questo nuovo aggiornamento finalmente rimettono questi stunt, e in pratica quando uno adesso farà un salto in moto potrà fare qualsiasi acrobazia. Veramente ci sarà da divertirsi tantissimo. Spero di riuscire a fare anche dei bei video, dei bei funny montage, perché io mi ricordo che nei vecchi GTA mi divertivo veramente tantissimo. Poi aspettate che guardo sotto, hanno fatto una cosa molto importante. Adesso nelle gare, quando si parte, c'è sempre il solito bastardo che vi tampona, che vi tocca il culo della macchina, che vi fa girare. Adesso invece ci sarà l'opzione che all'inizio sarete tutti con delle macchine fantasma, quindi non vi toccherete per il primo periodo, anche se andate contro il vostro avversario. In pratica il vostro avversario avrà una macchina fantasma, quindi ci passerete in mezzo. Questa cosa qui è ottima, perché molto spesso anche a me succede che parti male all'inizio e poi non riesci più a recuperare, quindi questa qui è un bel pollicione in su, Rockstar, bravi. Poi fatemi vedere, adesso una cosa molto molto bella è che si può chiamare Lester, e chiaramente chiamando Lester ti metti in pratica in contatto con dei poliziotti corrotti che chiudono un occhio. Quindi magari quando si fa una rapina
Questa è una mia supposizione, penso. Cioè, è una mia supposizione, ragazzi, questa. Comunque spero che sia così, che funzioni in questo modo. In pratica andiamo a fare una rapina, chiamiamo Lester. Lester, appunto, ci mette in contatto con questi poliziotti corrotti che chiudono un occhio su quella zona. Quindi magari noi potremo andare a fare la rapina in banca indisturbati, senza che venga qualche forza dell'ordine a romperci le scatole. Oppure se andremo a fare a rapinare un negozio, eccetera. Si chiama prima Lester, così i poliziotti di quella zona chiudono un occhio. Chiudono appunto un occhio e non ci viene, e non ci vengono appunto a disturbare. Poi fatemi vedere cosa c'è ancora di importante. Ah sì, adesso che se mettiamo ogni attività un pollice in su o un pollice in giù, in base a come ci è piaciuta, prendiamo punti di reputazione in più. Quindi un altro pollicione in su, bravi Rockstar. Perché questo almeno invoglia la gente a dire se questa gara, se quel deathmatch è positivo o negativo. Poi ci saranno soldi in più per chi fa gare, deathmatch o fa quei cosi col paracadute, prende soldi in più se sono in meno di 4 persone. Quindi se vi trovate in 2-3 persone prenderete molti più soldi. Non è specificato quanti, però se ne prendono un po' di più. Altra cosa importante è che adesso quando uno va, si modifica il proprio veicolo personale, se lo modifica tantissimo, va allo Santos Custom e lo vende, non prende più solamente 10.000 dollari, perché prima la Rockstar si era accorta che si potevano scambiare queste macchine, ovvero quando un giocatore aveva tantissimi soldi, modificava la propria macchina tantissimo al massimo, poi la dava a un suo amico eccetera, e poi il suo amico l'andava a vendere e prendeva veramente tantissimi soldi. Ovvero questo funzionava: si trovava una macchina in giro per la strada che non era di nessuno, la si portava allo Santos Custom eccetera. Adesso invece questo blocco di 10.000 dollari è stato tolto, quindi tutti possono andare a modificare la macchina, darla al proprio amico, e questo qui, se è senza soldi, la vende e prende tanti soldi, ecco, diciamo. Poi ragazzi, come ogni altro aggiornamento, aspettatevi capi d'abbigliamento nuovi, quindi magari magliette, pantaloni, braghe corte, scarpe, camicie, sarà tutto quanto nuovo. Invece ragazzi, per quel DLC che si diceva che aggiungeva nuove missioni in GTA nella storia, bisognerà ancora aspettare, perché chiaramente quello lì sarà un DLC a parte e sarà in pratica durante il 2014, durante quest'anno magari metteranno quell'aggiornamento, quindi non preoccupatevi, chiaramente non ci sarà subito perché adesso si stanno concentrando moltissimo su GTA Online, quindi spero anche che con quel nuovo aggiornamento ci rimettano il nostro nome della crew, perché per ora abbiamo ancora quel nome strano. Aspettatevi magari un altro video dove vi spiego come entrare nelle crew, perché ho visto che moltissimi ancora hanno le idee confuse. Io adesso vi dico in parole povere, andate a rivedervi i miei vecchi video perché là c'è spiegato tutto quanto. Comunque farò un altro video dove dirò tutto quanto se fosse necessario. E niente ragazzi, direi che per questo video per oggi è tutto. Vi ho spiegato in pratica cosa comprenderà questo aggiornamento 1.12. Spero che esca la prossima settimana, il prossimo weekend o comunque per aprile, per metà aprile, ragazzi, ci sarà. Poi volevo dirvi anche che la Rockstar per tutto il 2014 e penso anche per il 2015, per ogni festività che ci sarà, metterà in pratica dei vestiti a tema. Adesso che tra poco ci sarà Pasqua, magari ci saranno dei costumi da coniglio, da qualsiasi altra cosa, magari tutti colorati. Questa cosa qui a me interessa molto, cioè interessa, piace questa iniziativa della Rockstar, perché fa sì che le persone sono sempre invogliate al gioco. È veramente molto bello che la Rockstar ci metta tutto questo impegno per questo gioco qui, per migliorarlo sempre. Quindi spero che anche tutti i nuovi bug vengano in pratica un po' risolti, perché adesso in quest'ultimo periodo è un po' difficile giocare, magari il gioco si blocca oppure non mi trova le partite, è un po' un casino. Comunque chiaramente sono cose che succedono. Visto che il gioco è giocato da tantissime persone, quindi qualche problemino ci può sempre essere. Comunque ragazzi, detta anche questa cosa qui, penso che vi ho detto veramente tutto per oggi. Se mi sono dimenticato qualcosa, come sempre, ve lo lascerò in descrizione o ve lo scriverò, diciamo, qua sullo schermo. Quindi se questo video vi fosse piaciuto, fosse stato il vostro gradimento, lasciate un bel pollicione in su. E
Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento, cosa pensavate che ci fosse. E niente, iscrivetevi al canale, passate nella pagina Facebook che là, come vi ho detto a inizio video, vi riesco a dire tutte le novità prima che qua su YouTube, perché qua devo fare il video, devo trovare il tempo, caricarlo e tutto quanto. Là invece su Facebook basta che metto un post e in 3 secondi siete al corrente di tutto. E niente ragazzi, quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.